richieste in questa prima giornata è il tema della tassazione delle tutele. Allora, professioni più richieste naturalmente sono venditori, questo è il profilo normale. Se vogliamo andare a fare, a dire qualcosa sui più richiesti o meno richiesti, la fanno da padroni di settori, quindi agenti di commercio in determinati settori, quindi parliamo l'alimentare, tantissima Horeca, quindi bar, ristoranti, alberghi, settori in cui si seguono, diciamo, si cercano molte figure e anche edilizia in realtà, quindi edilizia, fornitori industriali, quindi questo è comunque un segnale magari che qualcosa sta cambiando. Che è un settore rimasto ancora escluso da questo poco di ripresa che vediamo, però sì, voi ci dite che qualcosa si sta muovendo pure lì. Diciamo che gli agenti di commercio hanno un vantaggio, che si accorgono del cambiamento, di come va l'economia un pochino prima, perché fanno gli ordini che poi diventeranno le fatture. In realtà tutte le rilevazioni sono fatte sui fatturati delle aziende, quindi le aziende comunicano i dati, c'è chi li rileva, ma nessuno in linea di massima fa un monitoraggio delle commesse, quindi le commesse che magari diventeranno fatturato anche il prossimo anno, non è detto che tutto venga fatturato, che tutti vendano delle mozzarelle il giorno stesso, quindi questo è un po' l'idea, quindi magari una ricerca in edilizia vuol dire che l'edilizia magari in questo momento sta credendo nel fatto che possa cambiare qualcosa, quindi è un po' il sentiment delle aziende. Poi domani con Deborah Rosciani farete un'analisi molto più dettagliata. Un'ultima battuta sulla tassazione e le tutele. Allora, tassazione e tutele, io, questa è la mia opinione personale naturalmente, e credo che gli agenti siano degli imprenditori e quindi come tali seguono la linea italiana. Io non credo che debbano essere tutti per forza tutelati o che debbano essere equiparati a dei dipendenti, cioè sono degli imprenditori e come tali hanno secondo me il rischio del mercato. Sono personaggi che sicuramente possono anche guadagnare molto, quindi debbono secondo me affrontare il mercato come se fosse una piccola impresa. Questo è importante, è una cosa da ricordare. Quindi più partite IVA che non dipendenti come sono assolutamente partite IVA. Grazie, domani ripeto con Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone a Cuore Denari l'analisi anche di quanto sta capitando e maggior dettaglio nelle professioni più richieste. Andiamo invece adesso alla borsa.